È una grande festa, una festa che è condivisa tra i commercianti, è condivisa tra i residenti, è un quartiere multietnico, il carnevale è riusciti a farli tutti insieme, a partecipare insieme, un'occasione quindi di incontro, di divertimento. Coriandoli, maschere, stelle filanti e carro allegorico, il carnevale ha colorato così per la prima volta il quartiere di Saione, un'iniziativa organizzata da Confesercenti assieme ai commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione del Comitato del Carnevale Aretino dell'Orciolaia. Vedo che è un bel risultato, perché la gente ce n'è tanta, anche che oggi è primavera, come al solito questo febbraio è stato meraviglioso. È un quartiere che deve rivivere, quindi noi con l'Orciolaia contribuiamo volentieri a questa rinascita, diciamo. L'obiettivo del carnevale era il rilancio sociale ed economico di Saione. Oggi la festa è in Piazza Zucchi, seguirà la sfilata con le meravigliose maschere dei figli di Bocco anche in via Veneto, però questa è la prima iniziativa per rilanciare tutti insieme Saione. Centro della prima edizione del Carnevale a Saione, Piazza Zucchi e Via Arno. La Confesercenti volentieri ha raccolto la richiesta di organizzare il Carnevale per la prima volta anche a Saione. Piazza Zucchi, tra l'altro, è una piazza che si presta perfettamente, quindi è stata una bella iniziativa a cui, insomma, abbiamo partecipato volentieri. I commercianti hanno risposto bene e niente, vediamo che il tempo ci assiste, quindi il pomeriggio è molto bello. Una prima iniziativa, ma si parte anche da qui per una serie di progetti? Sì, l'idea è quella di organizzare nel corso dell'anno anche altre iniziative, perché Saione è un quartiere che ha bisogno comunque di essere vissuto con iniziative di festa, divertenti, piacevoli, in cui si venga a passeggiare o comunque ad acquistare nei negozi, a viverlo come un quartiere della città in cui ci sono tante occasioni e opportunità da cogliere. La riqualificazione passa anche da un momento di festa? Dai, siamo in un momento, in una società che sta vivendo un periodo molto difficile dal punto di vista sociale, umano, di relazione. Facciamo ritornare le feste come motivo per recuperare un po' di gioia, serenità, disintossicarci da quello stress che ci sta un po' troppo affliggendo. Stiamo andando nei negozi per cercare di portare un po' di allegria, perché a carnevale, come si dice, ogni scherzo vale, quindi... E noi ci facciamo trovare subito lì fuori della porta, insomma. Quindi, ecco, queste sono le maschere appunto dei figli di Bocco. E il carnevale si sta svolgendo in Piazza Zucchi, però noi siamo venuti a trovare i nostri amici commercianti. Questo quartiere deve ripartire. Sì, questo quartiere è, secondo me, non è mai, diciamo, crollato. Ecco. Perché ci sono stati dei problemi, come però ci sono un po' da tutte le parti, quindi ecco, però noi cerchiamo di farlo ripartire, ecco, quindi ecco, vediamo un po', che forse ci riusciremo sicuramente, perché noi siamo tosti. E poi alò Saione. Una giornata di allegria e divertimento per le strade del quartiere, che prosegue così il suo percorso di riqualificazione portato avanti anche dai commercianti della zona, che hanno addirittura creato una pagina Facebook chiamata proprio Alò Saione. Abbiamo creato, ci è venuta questa idea, secondo me assolutamente fantastica, di Alò Saione, che ha messo insieme un pochino tutti i commercianti della zona, tantissimi, perché credo che siamo una sessantina circa, cioè un grandissimo numero, che è una pagina social che è impostata per parlare bene di Saione. Nel senso, Saione è un quartiere ricco di grandi eccellenze, di non solo di negozi ma anche di attività, c'è gente che ha investito, è popolato di gente per bene, vogliamo dire questo, contro anche l'informazione che quasi quotidianamente ci massacra con articoli che sono terroristici su questo quartiere, che è un quartiere bellissimo nel quale si vive anche benissimo, voglio dire, e si trova tutto. Oggi si torna a viverlo questo quartiere, in questo giorno di festa. Sì, è una bellissima iniziativa alla quale abbiamo tutti contribuito, anche il Comune di Arezzo lo ha fatto, va detto, e abbiamo trasportato quello che è il carnevale tradizionale di Arezzo per un giorno nella zona di Saione. Questa è una bella iniziativa per dare anche un po' di vigore e vivacità.